Si chiama Pokémon Go, è un gioco per smartphone e da quando è uscito, il 6 luglio, ha avuto un successo enorme diventando uno dei passatempi più popolari di sempre. E per strada dunque capita oramai continuamente di incontrare una folla di persone che con il naso incollato al cellulare cerca di catturare i mostri ciattoli Nintendo che hanno riempito le piazze di tutto il mondo. E da qualche giorno su Facebook è persino nata una community ideata da Francesco Spinelli per la ricerca dei Pokémon nel Vallo di Diano. Al momento, il regno delle creature fantastiche è la Certosa di Padula, dove si registra una vera e propria invasione di giocatori pronti ad acciuffare le stranissime figure. Pokémon Go, infatti, non è altro che un'applicazione creata da Niantic che si basa sulla cosiddetta realtà aumentata, ovvero quella tecnologia che al mondo reale aggiunge degli elementi digitali. E così Pokémon Go, grazie al sistema di geolocalizzazione e all'uso di un algoritmo, fa apparire sul proprio telefonino con un avviso delle immagini surreali. Tutto quello che occorre fare è camminare con l'applicazione aperta. Non appena ci si avvicina al luogo in cui l'algoritmo ha piazzato il Pokémon, questo appare sulla mappa e grazie alla fotocamera dello smartphone ciascun utente può beccarlo. L'obiettivo? Salire di livello e catturare tutti e 150 Pokémon sparsi per il pianeta. Con un monito però, occhio a non estraniarsi troppo dalla realtà. E di ieri, per esempio, la notizia di un ragazzo che, mentre con una mano reggeva il volante della sua auto, con l'altra manteneva il cellulare, con la speranza che sul display si potesse materializzare il Pikachu di turno. È successo nei pressi della località Fascinelle, tra Agropoli e Ogliastro Cilento. Un 25enne in vacanza, intento, in macchina, a giocare a Pokémon Go, è finito fuori strada, ma per fortuna procedeva lentamente e il sinistro non ha avuto conseguenze. Attenzione dunque a questo fenomeno di massa, quando il gioco diventa un'ossessione e c'è il rischio che possa diventare pericoloso.